Corrao, l'assordante silenzio che è la sua oramai ex famiglia, quella del Movimento 5 Stelle, sta dimostrando su questa vicenda, affonda le sue radici su quella dichiarazione e sull'imbarazzo in cui l'allora guardasigilli Bonafede gestì la amministrazione penitenziaria, non soltanto per quel che riguarda le rivolte, ma lo ricordiamo anche tutta la vicenda delle scarcerazioni per i permessi Covid. Questo non lo so, non so se il silenzio riguardi più che altro la fase complicata che stanno vivendo e di cui si parla tanto, o se riguarda quello che è successo. La cosa certa è che è necessario far chiarezza e bisogna farlo a livello parlamentare, bisogna chiederlo come opinione pubblica, ma bisogna capire cosa è successo, perché questa è una grandissima vergogna per tutto il nostro paese, anche agli occhi di chi ci guarda, di chi ci guarda da fuori. Ed è giusto quello che dicevate prima, ricorda quelle scene orribili del G8 di Genova e ci dice che se non ci fossero state delle telecamere a raccontarci quelle immagini, chissà se lo avremmo mai saputo, chissà se succede anche in altre carceri. Cioè, qui c'è un attimino da capire cosa succede in questo paese. Io credo che piuttosto che il silenzio bisognerebbe andare a valutare le parole gravissime di Salvini, perché guardate che se un leader che... Però un leader politico che ambisce a governare questo Stato minimizza su eventi del genere e dice quello che ha detto, io mi preoccupo. Inviterei tutti a preoccuparsi. Fermiamoci un momento, perché ovviamente a Salvini arriviamo. Ieri è andato fuori dal carcere di Santa Maria Capua Vetere, però prima voglio sentire...